Napoli Flash 24, Teresa Lucianelli con l'eccellente collega e carissimo amico Luigi Necco. Grazie, ma potevi anche parlare del vecchio e decrepito osservatore della realtà napoletana. No, io parlo della splendida persona che conosco da quando sono nata. Ho bisogno del tuo aiuto per fare il punto della situazione e parlare dei candidati alla presidenza della regione Campania. Tu che ne pensi? Ormai. Io penso, intanto sono contento che per la prima volta credo si presenti una donna per quella cosa di Grillo? Movimento 5 Stelle, la Ciarambino che è molto in gamba. Sì, è molto in gamba. Ho apprezzato alcune sue interviste. Viene dal mondo del lavoro, anche se è un lavoro che alla gente ricorda, o meglio, suscita brutti ricordi, l'Equitalia. Ma lei non è l'Equitalia. Devo dire che 5 Stelle è il movimento che in questo momento si affaccia, diciamo, come novità. Ma il problema della regione Campania è quello di far avvicendare a una gestione che ha dato alcune cose buone, ma alcune cose molto discutibili. Quindi c'è il problema del cambiamento. Sarà in grado la nostra signora, è vero, delle 5 Stelle di cambiare le cose? Non lo so, è troppo nuova per poter raggiungere grossissimi risultati. Però ha le idee chiare, direi. No, non c'è dubbio, le idee ce l'hanno chiare tutti. Tutti quanti hanno delle idee chiare quando si tratta di indicare una via per la vittoria. Ce le ha anche Esposito, no? Sicuramente. Ecco, senza dubbio. Ce le ha anche Vozza. Anche se, facendo il punto sulla situazione, diremmo che al di là di De Luca e al di là di Caldoro, la più papabile rimane proprio la Ciarambino come numeri. Sì, come numeri, guarda, i numeri si vedranno dopo. Attualmente invece quello che si vede è la prospettiva. E la prospettiva è questo Movimento 5 Stelle che ha raccolto in Italia e continua a raccogliere tanti consensi per il sistema pratico di comunicare le sue intenzioni. Ma qui ci troviamo di fronte a una regione estremamente complessa. Va recuperato tutto quello che è stato sbagliato. Problematiche incredibili? Non c'è dubbio, un altissimo tasso di disoccupazione e un altissimo tasso di mancanza di speranza. Ora, un movimento nuovo che si affacci alla ribalta è difficile che riesca a incutere speranza. Può raggiungere consenso perché propone il reddito di cittadinanza, lo proponeva pure Bassolino. E può raggiungere consensi perché si decurtano gli stipendi, gli eletti a favore di iniziative dei giovani. Ma avere un progetto per una regione è un'altra cosa. Questa che regione, ne pensi tu di De Luca? Tutto il bene possibile. Purtroppo è vero, la Bindi deve essersi ricordata tardi che era presidente dell'antimafia e quindi gli ha regalato questo servizietto dell'ultimo giorno, ma spero che lui rimonti questa situazione. Non proprio è l'ultimo giorno, ma è l'ultimo periodo. Come, non è l'ultimo giorno? Beh, venerdì, scusa. Domani non si può parlare più di questo. È vero, questo è vero, non possiamo più parlare. Allora è l'ultimo giorno. E all'ultimo giorno lei ha presentato il conto. E il conto è salato per De Luca. Lui sa difendersi e lo ha fatto chiaramente. E anche ha sempre saputo difendersi. Ha anche assicurato che farà querela alla Bindi. Però guarda che la Bindi è senatrice. Allora figurati il Senato che autorizza, che dà l'autorizzazione a procedere di sbattere una querela. Non solo, ma figurati, non gli elettori, figurati gli elettori come sono disorientati in questo momento. Ecco, questo è il punto, questo è un piattino servito all'ultimo momento. In nome di chi, per conto di chi? È stata un'iniziativa spontanea di questa signora? I giornalisti devono anche chiedersi perché certe cose avvengano. E ora passiamo a Caldoro. Che ne pensi di Caldoro? Caldoro si è sforzato, ha cominciato col grande handicap di Cosentino, non ce lo dimentichiamo. Ha ereditato una regione al disastro, sull'orlo del collasso, diciamo anche questo per essere onesti. Non c'è il minimo dubbio e ti dirò che quel collasso è stato non solo il collasso di un'amministrazione, ma è stato il collasso e l'azzeramento di un partito, perché insieme con Bassolino è crollato.
crollato tutta un'impalcatura abbastanza fragile che lui aveva messo su con interessenze e con interessenze di partiti, di gente, di ignoti, di noti, ma non era niente. Era niente e poi non ce lo dimentichiamo. Noi siamo stati sommersi dalla monnezza fino al secondo piano in città. Ora le cose però vanno nettamente meglio. E quindi Caldoro eredita una situazione drammatica. Tuttavia lui ci arriva con Cosentino, il quale Cosentino gli scava la terra sotto i piedi con quel dossier per il quale poi è in corso un processo. Allora il povero Caldoro non aveva nemmeno tutte le forze che lo avevano portato lì dove poi è rimasto. E aveva di fronte il baratro. Si è dimenato, è riuscito a superare il problema della sanità, ma abbiamo, sicuramente, pagato, ma abbiamo pagato noi. Io ho passato 15 giorni dentro l'ospedale Cardarelli, prima su una barella, poi c'è stato un malato che ha detto Gigi, non è possibile che tu stia sopra perché stavo. È riuscito però a risolvere il turnover, glielo dobbiamo questo. Quale? Dove sta? La situazione del turnover, Caldoro, no, i 1100 che doveva assumere non li ha assunti. Quando mai? Il turnover è passato regolarmente, come è passata la legge, la nuova legge sul turismo che già sta dando risultati. Le nostre elettorali hanno implicato anche altri fatti, come questa. Come si fa a dire a un mese dalle elezioni assumerò 1100 persone quando non hai il tempo nemmeno di fare i concorsi? Quindi hai ceduto in questo senso, dopo aver risolto un problema, è lui stesso che svuota la propria azione con queste piccole promesse elettorali. Concludendo, l'ospedale, tu che dici, l'ospedale che... dove è vero, cioè, ospedale del mare, dove funziona solo l'ambulatorio e le analisi del sangue si vanno a fare a Barra, al presidio di Barra, presidio al quale sono stati sottratti dei medici. Ma è stato appena inaugurato, diamogli un minimo di tempo. No, l'ospedale che si inaugura funziona, quello non è un ospedale. È stato inaugurato una parte dei padiglioni e non tutto. Non c'è minimo, no, sì, ambulatoriale, guarda, ne ho parlato con Calabro che è il suo consulente. Io non voglio, io mi lamento del fatto che anche quando si deve risanare una situazione, sia il cittadino a pagare. Dovremmo arrivare a... o il cittadino si mette d'accordo con l'amministratore e dice va bene, io rinuncio a curarmi e tu risolvi il problema. Luigi, la soluzione, c'è la soluzione? Il cambiamento, perché è nelle cose. Vediamo se qualcun altro riesce a fare le cose migliori più rapidamente e senza far pagare a noi questo pedaggio. Sicuramente. Perché dobbiamo fare la prova noi? È quello il punto. Sicuramente chi erediterà da Caldoro erediterà una situazione nettamente migliore rispetto a quella che dobbiamo dire che Caldoro ha ricevuto. Non c'è dubbio, ma guarda, fammi dire pure un dato personale, Caldoro è figlio di un mio amico e compagno di giochi felici, di tempi felici, Peppino Caldoro, ma chi vuoi che io... Lo so quanto felice. Lo puoi stimare perché è una persona per benissimo. Una persona per bene, però vedi, per Napoli, una città sommersa, cioè una regione sommersa dalla camorra, ti rendi conto che mentre parliamo hanno arrestato 87 persone per droga, nel Salernitano te l'aspettavi? No. Nel Salernitano hanno ucciso un sindaco, certamente per problemi di droga. Allora in una regione dove la malavita non è solo Secondigliano, non è soltanto le vele, non è soltanto il mercato, non è soltanto lo scippo, non è soltanto il porto. E allora questa malavita è il primo nemico che chiunque si sieda nella cattedra più alta della regione deve fronteggiare, perché quello è un nemico che inficia la tua sicurezza, non fisica, il tuo nome, la tua... il tuo diritto. E ai nostri utenti che in questo momento staranno guardando il nostro video diciamo sicuramente riflettete e soprattutto andate a votare. Il futuro della Campania dipende esclusivamente da voi.